Gearbest ci ha mandato un pacco. Era da un sacco di tempo che non ricevevamo pacchi da loro e ci hanno mandato un piccolo drone giocattolo. Diamoci un'occhiata. Allora, all'interno della scatola troviamo un libretto di istruzioni, due libretti di istruzioni, uno di quelli rapidi per capire come ci si muove con gli stick. E all'interno del pacchetto troviamo sotto alla scatola il radiocomando. Beh, bellino però come radiocomando. Con due antenne, gli stick, beh, insomma, dai, un po' plasticosi. A livello di manualità non è male. Dopo daremo un'occhiata anche ai pulsanti. Intanto apriamo la scatola, la giro perché va girata in questo verso qua. Ecco il piccolo dronetto. È un dronetto super minuscolo che però al suo interno promette di avere un GPS. Quindi andremo a vedere effettivamente come funziona. Qui all'interno abbiamo anche la sua batteria che andrà inserita in questa maniera e vediamo che cosa c'è qui. Ci sono dei cavi per la ricarica della batteria, sì, e c'è anche un piccolo cacciavite che servirà, suppongo, per attaccare. No, le zampe si attaccano così, in questi piccoli buchini che vedete qui. Eliche di ricambio e attacco, suppongo, non so che cosa serve a questo cacciavite per ora, attacco per il cellulare, direi. Sì, perché questo piccolo dronetto promette anche di avere GPS Maps, Follow Me, Point of Interest, ma anche di essere comandabile e visionabile attraverso una trasmissione con una camera Wi-Fi, ha anche l'Altitude Hold. Caspita! Per meno di 100 euro non è male come premesse. Questo lo andiamo a togliere, sarà il tappino per andare ad inserire questo, che ha fatto un click, quindi vuol dire che si è fissato, dove andremo a inserire il portacellulare. Proviamo a vedere come funziona a questo punto. Partiamo dal presupposto che droni così piccoli solitamente hanno un GPS particolarmente poco performante, ma la cosa interessante è che abbiamo sulla radio la possibilità di abilitare e disabilitare il GPS con un semplice switch. Si accende con uno switch centrale. Abbiamo anche la possibilità di avere una velocità più o meno importante, quindi più o meno veloce, un atterraggio e decollo automatico, la possibilità di avere anche il ritorno a casa, la possibilità di fare fotografie e di fare video con questo altro pulsante. Una cosa veramente buffa di questa radio è che il resto dei pulsanti e delle levette sono finti, quindi non è possibile andare a toccarli. C'è anche una rotellina tipo per il gimbal, ma non va, è finta. Anche i due pulsanti posteriori sono finti. Funziona con quattro pile stilo. Vediamo anche il drone con motori brushed, hanno le spazzole, ha la telecamera fissa qui davanti, ha il pulsante di accensione qui sulla parte superiore. Sulla parte inferiore invece ha anche la possibilità di inserire una micro SD. Ok, spostiamoci un po' e proviamo a vedere come funziona questo piccolo drone. La prima cosa da fare con questo piccolo dronetto è una calibrazione del mezzo, come c'è scritto sul manuale delle istruzioni. Quindi una rotazione fino a quando le luci gialle non diventano verdi e un'altra rotazione in questo senso fin quando le luci verdi non diventano rosse e verdi. Eccole qua. Ora possiamo appoggiare il nostro piccolo drone a terra. Per armarlo, una volta che abbiamo controllato il minimo dei satelliti, ne ha presi già 10. Prima di armarlo, andiamo a collegare il wifi del telefono con il wifi del drone. Drone, eccolo qui collegato. Abbiamo 14 satelliti. Per decollare basta semplicemente andare a pigiare il pulsante rosso con il lucchetto. Si armano i motori. Decolliamo con il nostro piccolo drone brushed e vediamo come si comporta il GPS. Si sposta molto verso di noi, ritorno un po' più in là, lo lascio un attimo, aspettiamo che si stabilizzi. Non è molto stabile in GPS, però mi sembra molto reattivo nei movimenti che gli vado a dare. Da un punto di vista di stabilità siamo messi così così, abbasso un po' la luminosità
Ok. Non è proprio stabilissimo. Vediamo che cosa succede se andiamo a ruotare sul punto, quindi sull'asse dell'imbardata. Di solito questo crea molti problemi, difatti vedete che il drone si sposta di 4-5 metri buoni. Una cosa interessante è però che l'altezza, lo riporto un po' più indietro per ritornare all'interno dell'inquadratura, l'altezza è stabile. Mantiene effettivamente molto bene l'altezza. Un drone così, vedete, non sta fermo in GPS. Accidenti! Si muove un bel po'. Un drone così deve essere utilizzato per il prezzo che ha. È un drone che può essere utilizzato senza GPS. Andiamo a staccare un attimo il GPS per vedere come si comporta senza il GPS. Sì, è un bel giocattolo, è un bel giocattolo da utilizzare senza dubbio, senza GPS. Ritorno in modalità con GPS e parte via da solo. Si sposta molto per lo spazio, quindi non è molto sicuro volare vicino magari ad alberi piuttosto che a pareti. Non lo consiglierei, ecco, almeno. È un giocattolino da meno di 100 euro, vi ripeto, però non mi viene da lasciare le mani, le dita da radiocomando perché vedete che si sposta molto, veramente molto, senza preavviso. Faccio un'altra rotazione, ruoto di 360 gradi e lui parte e va un po' dove gli pare. Abbiamo fatto anche la calibrazione prima di decollare, ma non è proprio il prodotto migliore che mi hai mandato Gearbest, te lo dico. Vabbè, mi sembrava giusto fare questa recensione, anche se comunque il prodotto non è tra i più eccellenti che abbia mai provato. Vi ripeto, senza GPS è un prodotto divertente da utilizzare. No, torna qua. No, non sta fermo. Ok, questo era il test del piccoletto che Gearbest ci ha mandato da testare. È bello esteticamente e piacevole anche al tatto, insomma, un po' plasticoso. Vabbè, è normale, un drone piccolino, brushed, quindi con motori a spazzole, che è una cosa che non mi piace particolarmente, però sotto ai 100 euro motori brushless non ne troviamo, direi. Però avete visto anche voi come si comporta questo piccolo drone che non sta fermo effettivamente in modalità di stabilizzazione. Spero che vi sia piaciuta la recensione, anche se appunto non è stata una delle migliori recensioni nel senso di positività che io abbia mai fatto. Se volete seguirmi sul canale, ricordatevi di iscrivervi, cliccate la campanellina per rimanere aggiornati su tutte le uscite degli ultimi video. Ricordatevi che il martedì c'è una diretta su questo canale YouTube e gli argomenti variano a seconda di quello che mi chiedete voi. Il mercoledì escono recensioni e video per quanto riguardano appunto le videoproduzioni, che è il mio lavoro principale, e il giovedì invece escono le pillole di DaVinci Resolve, quindi i corsi di DaVinci Resolve che potete seguire gratuitamente su questo canale e anche sul mio sito www.tommasocodolo.com. Noi ci vediamo con il prossimo video. Ciao!